trovate a Toscana Parlamento il settimanale di informazione sulle attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. Nell'ultima seduta dell'Aula di Palazzo del Pegaso l'eco forte di ciò che sta avvenendo in Medio Oriente è arrivato all'interno dell'Aula legislativa toscana. Mozione di solidarietà unanime da parte del Consiglio nei confronti di Israele. Tiena solidarietà allo Stato di Israele per il gravissimo attacco terroristico subito e preoccupazione per la spirale di violenza dopo l'attacco terroristico di Hamas dello scorso 7 ottobre è quanto espresso dal Consiglio regionale nella mozione approvata all'unanimità, senza dibattito, per esprimere solidarietà alle popolazioni colpite dall'attacco terroristico di Hamas. L'atto di indirizzo che nella fase narrativa ricostruisce la lunga storia di frizioni, scontri e attività diplomatiche riguardo la questione israelo-palestinese in particolare e medio in generale Ribadisce la ferma condanna del ricorso a torture e massacri disumani e indiscriminati contro la popolazione civile inerme. Con il documento, il Consiglio regionale auspica l'apertura di corridoi umanitari al fine di garantire la messa in sicurezza della popolazione civile coinvolta, il prosieguo della trattativa di pace e degli accordi di Abramo, stipulati tra Israele, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti nel 2020, allo scopo di pervenire a un allentamento delle tensioni nell'area. Ho voluto far partire i lavori del consiglio stamani con un minuto di silenzio per tutte le vittime innocenti di questa tragica barbaria che il gruppo terroristico di Hamas ha scatenato. Donne, uomini, bambini, tanti bambini sono stati uccisi dalla violenza del gruppo terroristico di Hamas. E allora in aula ho chiesto un impegno di tutte le forze politiche per arrivare ad un documento unitario che sostanzialmente chiedesse di porre fine a tutta questa violenza di esprimere vicinanza al popolo di Israele, eh, di costruire le condizioni perché si creino corridoi umanitari. La Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte. Eh, oggi eh, evidentemente è necessario che ognuno di noi faccia la propria parte. Dobbiamo impegnarsi per fare in modo che i civili vengano salvaguardati e nel contempo serve diplomazia, serve politica, serve attuare un'azione che consenta a due popoli e a due Stati di vivere in armonia. Serve un grande scatto di responsabilità da parte delle Nazioni Unite che ne hanno anche un pezzo di questa responsabilità. Se guardiamo e rileggiamo la storia degli ultimi 70 anni che oggi si stanno defilando, defilando fin troppo da un'assunzione di responsabilità e di presa di posizione. Quindi credo che l'Unione Europea in primis mi sembra non stia facendo nulla e questo è molto grave. Deve invece entrare in campo e giocare una partita per la diplomazia e per la pace. È una drammatica situazione. È una bufera politica che si riverbererà anche a livello economico. Conseguentemente, io spero che eh, possa esserci una risoluzione, anche se difficilmente potrà essere nell'immediato. Questo poi comporta tutta una serie di concatenazioni con l'attuale situazione eh, Russia. E... e Ucraina. Sembra qualcosa di, di distante eh, da noi in realtà quanto accade in Medio Oriente, quanto accade ancora in Ucraina sono vicende che hanno e avranno dei risvolti importanti anche su quella che potrà essere la nostra quotidianità. Gli, diciamo, situazioni di squilibrio a livello internazionale eh, hanno delle, delle conseguenze sul piano economico, sul piano sociale, pensiamo alla questione immigrazione, ma pensiamo anche più banalmente a quello che vuol dire il rincaro sulle materie prime, il rincaro sui carburanti. Noi stiamo combattendo in questi tre anni prima con Una pandemia oggi con dei conflitti che eh, appunto mettono a dura prova la tenuta economico-sociale del sistema Europa, il nostro sistema valoriale e di conseguenza anche quello che potrà essere il margine di manovra sia a livello nazionale e sia a livello governativo, anche perché tutte quelle che dovranno essere le prossime scelte di politica economica, di politica eh, anche eh, proprio sul piano sociale dovranno scontare un quadro internazionale assolutamente incerto e molto serio e complesso. C'è un impegno, però, primario che può investire anche la Regione Toscana, il Governo italiano, tutta la la comunità internazionale, è quello di favorire al massimo i corridoi umanitari per l'evacuazione di tutti, tutti i civili della striscia di Gaza, ma anche israeliani, della Cisgiordania, tutti coloro che sono innocenti ma investiti da questa guerra. Via libera a maggioranza da parte dell'Aula al bilancio di esercizio 2022 dell'ARS, l'Agenzia regionale di sanità. Via libera il bilancio di esercizio 2022 dell'Agenzia Regionale di Sanità da parte del Consiglio regionale della Toscana a maggioranza alla proposta di delibera con il voto favorevole del PD e di Italia Viva, contrari Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Movimento 5 Stelle. Il bilancio ammonta a 2.736 milioni di euro. Di questo l'80% viene impiegato per le spese per il personale, il 12% per la gestione di immobili e attrezzature, il 5% per il funzionamento degli organi dell'Agenzia. L'utile ammonta oltre 76.800 euro. L'atto stabilisce che l'utile d'esercizio di Ars sia così ripartito: oltre 15.300 euro, pari al 20% destinato a riserva legale per la copertura di perdite future, in applicazione della normativa vigente, oltre 61.400 euro, pari all'80% da restituire alla regione. Abbiamo approvato il bilancio di Ars 2022, quindi quello consuntivo, è un bilancio che è in linea con eh, quelli che sono gli impegni anche di contenimento della spesa, Noi sappiamo il finanziamento di ARSO ormai da tanti anni è lo stesso e dall'anno scorso è stato anche un po' contratto. Questo eh, ARSO è stato capace di farlo senza ridurre l'attività di ricerca eh, che è stata alta anche durante quest'anno, e quindi insomma un risultato comunque importante. Il bilancio presenta un avanzo d'amministrazione che come prevede le leggi noi abbiamo, eh, abbiamo la possibilità o di rimandarlo nel bilancio quindi nel, nel bilancio generale della regione o di mantenerlo ad ARS vincolandolo ad un lavoro specifico e abbiamo chiesto appunto che ARS faccia un lavoro sull'andamento della spesa eh, privata eh, da parte dei toscani in sanità non convenzionata anche perché c'era uno studio ante Covid e quindi questo poi ci può permettere di fare un benchmark l'evoluzione da prima del Covid ad ora su quello che spendono i toscani in sanità privata e sappiamo essere un elemento eh, di criticità insomma, di tutto il paese e quindi anche della Toscana. Il bilancio di ARS è un bilancio ineccepibile, eh, anzi forse troppo perché avanzano 70.000 euro, quindi eh, noi ovviamente quando c'è una, una, una società che funziona dovrebbe consumarli tutti e probabilmente chiederne dei nuovi. Invece il bilancio da 4 milioni è passato a 3 milioni e 500, 3 milioni e 600, eh, quindi è evidente che non viene utilizzata nella potenzialità delle sue, mh, poten delle sue competenze. Credo che eh, debba essere rivista un pochinino la, la funzione di ARS e questo compete... Al Consiglio regionale, come ho detto in aula, se nel 2025 vinceremo noi, forse cambierà anche questo. Sul bilancio dell'ARS, eh, il parere è un parere eh, come dire, eh, negativo, ma è un parere negativo perché noi dobbiamo interrogarci su quello che dovrà essere il futuro dell'Agenzia regionale di sanità. Oggi noi eh, sappiamo troppo poco di quello che viene fatto, eh, le agenzie regionali svolgono un'attività preziosa di supporto anche per le attività della Giunta e anche indirettamente del Consiglio. Oggi però sul fronte sanitario dobbiamo diciamo pretendere di più. Eh, noi siamo in una fase in cui molto spesso eh, si legano le risorse eh, al sistema sanitario eh, di, a richieste che non eh, hanno però come adeguato presupposto la programmazione, cioè un'analisi eh, preliminare di quelli che sono gli effettivi bisogni del sistema sanitario regionale che molto spesso appunto si eh, rischiano di, 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 di ridursi a semplici richieste eh, di eh, come dire. Eh, allungare eh, più soldi e più risorse da parte del governo nazionale senza però legare, ripeto, a programmazione ed efficienza. Noi non abbiamo un sistema che oggi garantisca un monitoraggio attento sull'impiego delle risorse e l'Agenzia Regionale di Sanità non può ridursi a svolgere il proprio ruolo di semplice monitoraggio, di semplice diciamo, raccordo, quando invece potremmo eh, sperare e auspicare di avere dei soggetti dell'Agenzia regionale che svolgano un ruolo molto più attivo, ripeto, proprio in termini di programmazione. Lo stato della salute toscana non è in salute. Questo è un dato di fatto oggettivo, serve migliorare la risposta dei servizi sanitari della Toscana su questo noi stiamo lavorando per incidere penso sulla possibilità di utilizzare anche del personale che ha dei titoli riconosciuti a livello europeo ma che possa lavorare perché oggi a livello di sanità convenzionata o privata c'è difficoltà a trovare il personale, c'è una difficoltà del sistema pubblico a dare risposte puntuali in tempi certi e quindi bisogna migliorare. C'è una difficoltà economica a far quadrare i conti, le questioni sono aperte, quindi che l'ARS possa essere di supporto al decisore politico per assumere delle scelte di responsabilità che credo nelle prossime settimane vadano assunte. Si torna a parlare di multi-utility, la holding dei servizi lanciata da pochi mesi nella Toscana centrale che ha in programma ovviamente di allargarsi anche ad altre province della nostra regione. L'oggetto di interrogazione da parte della minoranza nei confronti della giunta regionale riguarda però la posizione in borsa della stessa holding che non metterebbe tutti d'accordo soprattutto nella maggioranza. Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni, ha risposto durante la seduta del Consiglio regionale ad un'interrogazione presentata dall'opposizione sulla governance della multiutility, con la quale si chiedeva a lui e all'assessore competente se erano a conoscenza dell'intervento del Partito Democratico della Toscana in merito alla quotazione in borsa della stessa multiutility e cosa pensa la Giunta della collocazione in borsa della holding dei servizi. La costituzione della multiutility è un passo avanti in Toscana. Nel processo di aggregazione delle aziende e dei servizi è importante che questo processo vada avanti, coinvolgendo sempre più territori, come pare stia succedendo in questi mesi. Poi si porrà il tema di come finanziare gli investimenti, è una società che serve per fare investimenti nei rifiuti, nel settore idrico, eh, nel settore energetico, e quindi l'azienda la, poi dovrà porsi il tema di come finanziarsi. Se non è la borsa sarà un altro sistema, però l'aggregazione forte permette eh, ai cittadini toscani di non avere soggetti industriali di altri luoghi che vengono a colonizzare la Toscana e quindi poi a fare utili sui servizi pubblici eh, dei cittadini toscani. Questo è l'obiettivo. Io credo che su un tema come questo sia mancato un confronto nel merito delle scelte. Eh, io penso che oggi la partita dei servizi pubblici locali, che non è solo eh, piano dei rifiuti, che è la partita essenziale, anche perché oggi gli impianti in Toscana, come ho già detto, eh, non sappiamo ancora eh, dove saranno localizzati e quali saranno, nonostante le manifestazioni di interesse, ma servizio pubblico è anche gestione del servizio idrico, è gestione anche del trasporto pubblico. Noi abbiamo delle partite importanti che oggi si giocano sulle, sulla pelle, sulle spalle dei consumatori. E questo naturalmente implica che ci sia una sempre maggiore vigilanza anche da parte del soggetto pubblico che non può solo giocare il ruolo di un attore economico ma deve svolgere anche un ruolo pregnante appunto da un punto di vista di controlli. È una partita che dovrà essere monitorata attentamente proprio in relazione all'importante impatto che questo potrà avere. Pensiamo in ultimo alle tariffe. È inutile pensare a un soggetto industriale che ad esempio sul fronte tariffario non dia delle soddisfacenti garanzie proprio per diciamo porre in essere politiche industriali di efficienza dei servizi ma anche di abbattimento delle tariffe. Sono tutti punti interrogativi eh, che non si sono adeguatamente affrontati mentre invece ci siamo molto spesi su una vicenda che ha assunto connotati politici e invece non doveva avere. Io partirei addirittura dall'utilità o meno della multi-utility. Io il mio territorio è Grosseto, è la Maremma, conseguentemente eh, non voglio precorrere nessun tipo di tempo, ma eh, siamo sempre stati un po' la periferia dell'impero e conseguentemente andare in una... In una multiutility dove si conta veramente poco, quindi Firenze centrica, eccetera, sinceramente proprio non mi va. Dal punto di vista politico, eh, meno male che c'è stato uno stop, e quindi io auspico un ripensamento su tutta la situazione. Lo scontro che sta avvenendo all'interno della maggioranza sulla questione multiutility è lo specchio della confusione che regna a livello di visione che c'è in questa maggioranza e in questa giunta e che è la cosa che ci preoccupa di più. Noi siamo fortemente contrari innanzitutto alla quotazione in borsa che significa mettere le tariffe e le cifre delle nostre tariffe dei servizi, quindi l'acqua, il gas e la gestione dei rifiuti nelle mani di una borsa che è completamente staccata da quella che invece sono le funzionalità, soprattutto l'acqua che dal referendum di ormai di più di dieci anni fa deve ritornare pienamente pubblica. E siamo fortemente contrari anche perché quello che riguarda il piano rifiuti e che è profondamente legato al progetto di multiutility fa capire che probabilmente non ci sarebbe neanche la tenuta finanziaria per un progetto del genere. Ecco perché continuiamo a portare avanti e a sostenere la totale contrarietà e anzi sosteniamo la ripubblicizzazione completa di tutte le società che gestiscono anche acqua, ma anche quelle che gestiscono gli altri servizi essenziali per la popolazione. Ed è tutto per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.